shabby chic, guarda come era una shabby cosa. No, Barbie. Guardate, comunque non è Barbie. Vabbè. Eccoci qua, nuovo video con la mia sorellina. Io sono Carità Dolce e lei è Menzia Mara. La sorellina Shabby Chic. Io la Shabby Chic. Siamo qua per farvi un video shopping. Sì, sui nuovi acquisti che abbiamo fatto, in particolare da Forever 21. Vi ricordate che abbiamo fatto lo sto capello che si è prestato col mezzo? Abbiamo fatto lo shopping online, già abbiamo fatto il video precedente di H&M. Sì, abbiamo fatto già H&M, se non l'avete visto ve lo lasciamo nel box di informazione, link del video. Adesso abbiamo comprato da Forever 21. Che bello, ragazze, adorabile. Non solo, sì. Anche altre cose che adesso vi faremo vedere. Comunque questo sito è troppo bello, cioè sono un sacco di cose veramente bellissime. Costano poco e non costano tanto. Infatti noi sto negozio eravamo andate quando siamo andate a Londra. Vero. Poi avevo scoperto che sta anche online e siamo letteralmente impazzite, quindi che abbiamo comprato. Ed è molto pericoloso. Non aprite questo sito. Preso, allora, un altro leggings, veramente, che vedete sarà felicissima. Però questo qua è bello perché a differenza di quello che era tagliato, vi ricordate nell'altro video, questo semplicemente c'è una scritta Inspire sulla gamba. Un mezzo di l'occhio, ho mangiato delle patatine a cipolla prima, quindi l'ho poco infestata. Questo leggings che è molto bello, mi piace molto. Poi ho preso da sopra questa canotta, appunto ho fatto un outfit per la palestra. Sì. Guarda che carina. Outfit paroliere. Questo c'è scritto real. Quindi ispira real, che significa? Ispira reale. Ispira reale, guarda, questa è bella perché c'ha parole a caso che volano di lato. Qua la cosa, la scilla lunga, ah, insomma. Bello. E poi è così, poi fa profumare tutto l'ambiente per prendere aria. Guarda com'è carina, Nancy. Ed è praticamente una maglia vestito ed è un rosa antico. Allora vai, Nancy. No, vogliamo vedere che anche io l'ho presa, però ti pareva, ti pareva. Però è più bella, nera questa, rosa. La mia, la perché nera, è un colore shabby chic. Guarda come è rosa. No, è rosa Barbie. Guardate comunque non è Barbie. Guardate comunque non è. È molto lungo. Soltanto che dobbiamo vedere indossato, perché insomma questo qua vi faremo casomai un video out. Costava 11 euro. Vi faremo vedere vestiti indossati. Comunque molto molto carino. Poi ho preso questo qua, che invece è una magliettina di quella corte. Ah, non la ricordavo proprio questa maglietta, che carina. War Steel Shams 1981, vabbè insomma avete capito. Comunque una magliettina così corta, non tantissimo corta, che secondo me è carina per la palestra, ma anche tipo sopra i jeans. Oppure per una nipotina. Ma quale nipotina? Per me? Così piccola ti va? Sì, ma tipo che se metto il jeans e la Converse, questa sopra sembra tipo una teenager. Sì, sei zitta. La teenager ma quale? È una gamba, si dice. No. Ma... E poi per finire io ho preso questo giubbino che ragazze non mi piace proprio, infatti veramente non so che farmene perché non mi piace praticamente. Allora il giubbino è bello, premettiamo sta cosa, veramente bello perché è carino, è fatto bene, anche doppio, è veramente carino. Soltanto che a me non sta proprio bene perché praticamente sembra una gattona questo giubbino, ve lo giuro, perché è un po' io grosso. Non ho la vita molto sottile, quindi mi serve una cosa un po' più forse stretta, abitata. Comunque è carino, anche bello pesante. Io penso che i cappotti sono un indumento che si deve comprare nei negozi perché lo devi indossare. Questo l'ho pagato bene, 38 euro, quindi non tu invece l'hai voluto comprare. Comunque 40 euro buttare in f***. Quindi non so cosa fa. Ragazzi, se qualcuno di voi lo vuole, io ve lo regalo. Perché che taglia è? Non l'ho mai indossato, c'ho ancora l'etichetta. Taglia S. Vogliamo regalare? Basta fare. Noi sorteggiamo. Sorteggiamo, veramente lo volete? Adesso non l'ho mai indossato. Ragazzi, se lo volete, ve lo spediamo. 40 euro, se lo volete, ve lo spediamo. Non lo so se si può fare. Comunque, se si può fare, se lo volete, scrivetelo nei commenti e vi sorteggio. Ma proprio così, a volo a volo, Insomma, proprio perché. Vabbè, è carino, l'ho detto perché grosso. Non so che farmelo. Proprio no, un regalo quello. Proprio col cuore, un regalo fatto col cuore. A me ti spiace quando compro le cose, mica le butto, quindi comunque lo darei a una mia amica. Non ci va. A qualcuno lo do, perché comunque mica lo butto, è nuovo con l'etichetta, vabbè.
Io invece, vabbè, ho acquistato ovviamente sempre poco. Vabbè, oltre a quel vestitino nero, sempre da fare 20 anni, ho comprato questa magliettina qui. Guardate. Questo è Bordeaux, madonna, come sono arrivata a 300 magliette Bordeaux. Nella telecamera. Nella telecamera. Guarda, sembra un rosso vinaccio, invece è proprio Bordeaux. No, sembra, sembra proprio Bordeaux. C'è cinto scuro. Guardate com'è carina. L'unica cosa che è bella è che c'ha questi buchettini sopra. Mi piace, è leggero, è tipo di filo e poi non è troppo lunga, è corta, arriva fino al jeans, insomma. Ah, è vero, un po' dell'ombelico, però mi piace, è bella. È bella. È semplice ma particolare. È bella ma una balla. Sì, vabbè, capisci niente. 20 euro costava, vabbè. Cioè, mi è cantata una cosa, ma sembra una nicchia. Ah, il vestitino. Ma sei una nicchiaggine. Poco ma buona, se vuoi capire, no? Robaccio a caso. Allora, qua ho preso un sacco di cose ragazzi. Allora, io ho preso questo maglioncino che veramente non vedo l'ora di indossare, è troppo troppo carino. Ed è questo rosa shabby chic. Ma non è rosa shabby chic, è rosa punto. No, perché... rosa buffettino. No, è un rosa pastello che è shabby chic. Comunque ho preso una XS, ragazzi, li vedevo abbastanza grandi, quindi questo spero che non mi vada largo. È bellino perché qua sul collo c'ha questi laccettini, è molto semplice ed è di filo, mi piace molto molto veramente. Poi ho preso questo maglioncino, questo è troppo bello, già l'avevo visto sul sito di Fair 21, però non c'era la mia taglia. Era simile quello del sito di Fair 21. Questo è troppo bello, un maglioncino a righe orizzontali, nera, bianca e rosa. Infatti mi ricordo che quando siamo andati nel negozio di Telewell, lei ha detto: il mancino uguale come sul sito di Fabio, adesso lo compro. Infatti era molto, troppo molto carino, simile. Ragazze. Anche e poi vabbè, chic. Comunque c'erano i sconti, l'ho pagato a metà prezzo 10 euro, 9,90 euro. Vabbè, ma questo me lo devi prestare. No, è mio, shabby chic mio. Questo, ragazzi, è troppo troppo carino. Questo è tipo un vestitino di, per la primavera, che tra l'altro è tutto spiegazzato. Lo dovresti. Comunque, vabbè, comunque è così. Ed è tipo a quadroni e porta in per mangiare picnic. Sembra tipo sì, la panellina. Invece no, in vita c'ha questo laccettino, si stringe anche in vita e poi viene così. Però io sto pensando una cosa, Nancy, secondo non me pensare, questo non no, pensare. Secondo me è trasparente. Cosa ci dovrò mettere? No, posso andare con questo, con le calze sotto? O devo mettere una calza? Ti metti come sopra un impermeabile, così non si vede la maglietta che è sotto. Ragazze, consigliatemi, o mi metto i bicchieri sopra. Cosa ci va bene da sopra? I bicchieri? O le posate? No. Secondo voi va bene una calza certamente coprente, perché non vorrei che fosse trasparente, o bisogna metterci un leggings o qualcosa sotto? Non è corto, è abbastanza lungo, però ho paura che sia trasparente. Comunque è molto molto carina e farò un video outfit alla faccia tua. Io invece ho preso questa, una camicetta rossa. Ah, ma è la mia domanda, è più semplice, è bianca e nera e grigia. Guardate quel carino, è corta. Poi mi piace questa cosa che sta rotta la bella manica. Magari ora che inizieranno un po' a fare più caldo me la metterò. Vabbè, speriamo. Dai, sopra anche sopra il jeans nero, il pantalone nero, vabbè. Brava. Guarda, io simile alla tua ho preso questa qua. Questa era una... questa è proprio la canotta dei carcerati. Aspetta, che era un vestito di canottiere o no? Sì. Ah, è vero. Allora, una veniva, una questa qua con le righe, questa qua con le stelline. Buonanotte. Della buonanotte, la rosa buonanotte. E questa qua invece del buongiorno, ma gliela saluto. E comunque queste qua, vabbè, forse le vuoi usare in palestra, diciamo. Quanto l'ho pagate tutte? 3-10 euro, se 3-10 euro. E le ho prese tutte e tre perché ho detto, ho pensato per la palestra le metterò. E quindi sono molto molto carine. Ho pensato che questa te la regalassi. Grazie, la più brutta macerata. No, con le righe. Oh, la no, no, me la tengo, meglio della buonanotte. Dai, buonanotte e buongiorno, okay. Me la tengo io. Per finire, l'ultima cosa, questa qua, che è una magliettina che c'aveva Telewell ed è praticamente corta. È strana perché è corta, però non tantissimo corta, quindi arriva giusto a coprire la pancia. E poi guarda le maniche, le sono maniche sono carine perché hanno queste striscette bianche. Ed è anche questa un beige shabby chic. Questa è proprio mia, dovrebbe essere un po' un beige no, di prima. Ma io ho tutto shabby chic, sì. Vabbè, ma questo è il mio stile. Guarda la maglia che ho fatto vedere nell'altro video. Questa qua è quella che vi ho fatto vedere nell'altro video di acquisti. Colore che piace a me. Ce lo faccio vedere anche indossata.
No, come, così carina, mi piace anche a me. Questa l'ho presa L, ragazze, perché non volevo che mi andasse troppo corta, quindi l'ho presa un po' più grande. Poi ho preso questo maglioncino, guardate, bello, questo è simile al corosa, però l'ho preso bianco, color panna. No, è proprio identico, ma proprio ora. Ma tu dopo l'hai preso? Guarda, no, l'hai preso tu dopo di me. Io l'ho preso color panna, forse questo è più shabby chic, va bene, non lo diciamo in giro. Mi piace perché il color panna non bianco, è sempre di cotone per questi tempi, dai. E ho provato. Sì, sì, mi piace, è carino. Quindi questo è tutto, ragazze. Ci sono tutti i nostri acquisti del periodo primaverile. E fateci sapere nei commenti voi se avete trovato qualcosa di bello, dove ci consigliate ad andare, che noi spesso seguiamo molto i vostri consigli, quindi negozi che hanno cose carine, non troppo costose. E mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, metteteci un bel pollice in su, così ne facciamo tanti altri, tanti. Vi mandiamo un bacio grandissimo, grande, ciao! Ciao!